aveva fatto sparire temporaneamente le proprie tracce circa 3 anni fa, dopo aver intascato in tutto 2.800 euro da un acquirente vicentina che non vedeva l'ora di vedersi consegnare un camper, sì usato ma in buone condizioni, e che aveva versato un sostanzioso anticipo fidandosi dell'interlocutore e di alcune immagini della casa mobile per non farsi sfuggire quello che considerava un affarone. Rivelatosi invece una truffa, visto che il presunto venditore, un 51enne della provincia di Brescia, non si era poi presentato all'appuntamento concordato a Equaro Terme, beffando una 59enne vicentina del luogo alla quale non è rimasto che prendere appuntamento con i carabinieri per la denuncia. A distanza di svariati mesi, dopo le indagini portate avanti dalla compagnia carabinieri di Valdagno, da quell'estate del 2018 la vicenda si è conclusa con la condanna in primo grado dell'artefice del raggiro. Si tratta di Pierre, un cittadino bresciano di nazionalità italiana che solo in apparenza era apparso un interlocutore affidabile. Una trattativa proseguita dopo il portale subito.it in privato, con scambio di rispettivi numeri di telefono e anche di immagini varie di interni ed esterni del veicolo per vacanze, fino a convincere la potenziale acquirente, che è caduta in trappola, a concludere il contratto di persona in data 11 luglio 2018, dandosi appuntamento con la rassicurazione di essersi aggiudicato il camper. Solo dopo il trascorrere dei minuti di ritardo, di fronte all'assenza di risposte e chiamate al cellulare e ai messaggi WhatsApp, la vittima si è resa conto di essere caduta in raggiro. È stato disposto ora il risarcimento dell'intera somma indebitamente trattenuta. Purtroppo, almeno ad oggi, nemmeno con l'ingiunzione di condanna, la vicentina ha la certezza di incamerare quel denaro che le spetta di diritto.